giusto iniziare questo momento di ricordo, di nostalgia, di amore, di affetto con la musica e in questo luogo. Era giusto ed è bello vedere tante persone che in pieno agosto sono qui con noi per ricordare un grande uomo, un grande partigiano. Io come sindaco ho spesso la fortuna e la gioia di sapere per primo le notizie belle, ma mi capita purtroppo anche talvolta di essere tra i primi a ricevere le notizie brutte, le notizie tristi. E quando venerdì ho parlato con Gianluca, che mi cercava, dopo che ci eravamo parlati qualche settimana prima, nel momento in cui probabilmente lui viveva già un momento di tristezza, ho pensato, e però anche le giornate tristi, i momenti tristi, dobbiamo essere capaci di trasformarli in momenti capaci di ricordare, di fare memoria, ma soprattutto di guardare in avanti, di guardare al futuro, di guardare alle nuove generazioni. E così, venerdì mattina abbiamo pensato, abbiamo ragionato dove potevamo ricordare Gianfranco Maris, un amico per molti di noi, un punto di riferimento per tanti altri, una persona di cui non possiamo e non dobbiamo dimenticare la storia, le sofferenze, ma soprattutto la sua energia, la sua passione per la giustizia e per la libertà. E la presenza oggi di giovani e di meno giovani, di vecchi partigiani, di nuovi partigiani e nuove partigiane sono per me e per noi un motivo di orgoglio per la nostra città e per il nostro paese. Il papà se n'è andato, mi ha detto Gianluca. Me l'ha detto venerdì, me l'ha detto dicendo dobbiamo ricordarlo, ma chiaro che vogliamo ricordarlo, gli ho detto, dobbiamo ricordarlo per quello che ci ha dato, io dico vogliamo ricordarlo per quello che ci ha dato e per quello che ci darà, per il lascito che ci darà. Perché Gianfranco Maris non era solo una persona importante per sua moglie, per i suoi figli, per i suoi nipoti, per i suoi amici, ma era un uomo importante per la nostra città, era un uomo importante per la memoria del nostro paese. È stato un grande avvocato, è stato senatore della Repubblica, presidente dell'ANITA, componente del CSM, ha ricevuto tante onorificenze che adesso non voglio ricordare perché ognuno di noi che l'ha conosciuto sapeva che le aveva ricevute, ma non ne parlava quasi mai, parlava d'altro. E io non posso non dimenticare che è stata soprattutto una delle tante vittime dell'antifascismo, della terribile storia che abbiamo alle spalle e che deve essere sempre un monito per tutti. Una storia che con la sua testimonianza ci aiutava a non dimenticare. Una storia che questo luogo, che lui insieme a tanti altri ha profondamente voluto, ci aiuta a non dimenticare. Cara Floriano, mi ricordo negli ultimi anni quando lo aspettavamo il giorno della memoria e sapevamo e speravamo che lui potesse venire a dire le cose che voleva dire, che ricordavano il passato ma soprattutto che erano messaggi di speranza, e poi venivi tu e ci leggevi i suoi pensieri, le sue parole. Ed era bellissimo perché erano parole che erano per chi l'aveva conosciuto e chi aveva visto la sua capacità, la sua verità, la sua capacità soprattutto di rivolgersi a tutti avendo delle idee ben precise, era spesso un messaggio di speranza, non era solo un messaggio di ricordo di un passato tremendo che speriamo che non si possa vedere mai più. E tu dicevi a tutti, scusandosi a nome suo, che non era potuto venire, e io lo capivo quando tu entravi e lui non c'era, ed era bellissimo però poi che leggevi le sue parole, quello che lui ti aveva dettato, e questo era importante perché erano parole che venivano dal cuore, venivano dall'esperienza, venivano da una storia che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Era un uomo libero,
e aveva pagato con il campo di concentramento la sua coerenza, la sua rettitudine, il suo attaccamento ai principi e soprattutto ai valori. Voleva che quel tragico passato non fosse dimenticato, voleva che i nostri ragazzi sapessero, e noi gli siamo grati per aver fatto in questo tempo, in questo luogo, che come dicevo lui ha tanto desiderato, il momento del ricordo della sua persona, il ricordo delle sue battaglie, il ricordo delle sue testimonianze, il ricordo del suo libro che molti di noi, o forse tutti noi, abbiamo letto, ma che dobbiamo riuscire ancora a far leggere a tanti altri che o dimenticano o ancora non conoscono. Io credo che non ci sia un luogo più adatto come questo per salutare il partigiano Gianfranco Lanati, il comandante della brigata di Val Brembano. Stai tranquillo Gianfranco, non dimenticheremo te e non dimenticheremo il passato che c'è stato e che vogliamo che non ci sia mai più. Aveva conosciuto la guerra 21 anni e aveva deciso da che parte stare, qual era la cosa giusta da fare, partecipare alla resistenza, diventare partigiano, andare in montagna, lottare contro un antifascismo, battersi per la democrazia. Aveva 23 anni quando era stato deportato e aveva trascorso un lungo periodo nel campo di Mauthausen. E poi aveva scritto quel bellissimo libro sulla sua prigionia, dal titolo molto significativo, Per ogni pidocchio 5 bastonate, in cui voleva dire essere bastonato non per cosa si mostrava, ma per quello che era, per quello che voleva essere, per la testimonianza che ogni giorno dava all'interno del campo di concentramento e che poi ha dato quando finalmente è stato liberato. E come non viene in mente, come può non venire in mente quello che raccontava delle sue tre nascite? Raccontava di essere nato tre volte quando era venuta la luce a casa in Corso Buenos Aires, 5 giorni dopo quando suo padre lo aveva denunciato all'anagrafe, l'aveva iscritto all'anagrafe, e il 5 maggio del 45 quando gli americani erano entrati a Mauthausen e lo avevano strappato alla morte. Per tutti noi, per Milano che lo hanno onorato con la benemerenza civica, Gianfranco Maris è nato quando ha cominciato a raccontare l'orrore che aveva vissuto e soprattutto la porta per combatterlo. E per noi questo, gentile signora, cari figli, cari nipoti, non è un addio, non può essere un addio. Il patrimonio che ci ha lasciato, e vedere quelle foto è bellissimo, non deve andare perduto. Abbiamo ricevuto una grande eredità, la conserveremo con cura e continueremo anche noi, anche con luoghi come questi, anche con momenti come questi, anche in altri luoghi, in altre città, a tenere viva la memoria. Caro Gianfranco, grazie per tutto quello che ci hai dato, grazie per tutto quello che ci hai lasciato. Dicevi di essere nato tre volte. Ebbene, ci hai lasciato, ma per noi non morirai mai. Il tuo ricordo, il tuo impegno, la tua storia, il tuo coraggio e la tua vita alla democrazia e alla giustizia. Arrivederci Gianfranco e grazie per averci lasciato un'eredità così importante che dovremo essere capaci di lasciare ancora con più forza ai più giovani. Perché uomini come lui, avvocati come lui, uomini di diritto e di giustizia, di democrazia e libertà, non possono che essere punti di riferimento per noi, per voi, ma soprattutto per i più giovani che oggi non sono qua, e per questo lui ha sempre creduto quanto fosse importante ed era sempre impegnato nel suo passaggio, nel suo trascorso, nella sua presenza nelle scuole, da dove c'era qualcuno che non sapeva, qualcuno che aveva studiato ma aveva dimenticato, ma anche purtroppo qualcuno che diceva che la tragedia del nazifascismo era una non realtà. Sappiamo che è stata una realtà e sappiamo che solo ricordando uomini come lui possiamo evitare che nel nostro paese e anche nel nostro pianeta ci possa essere veramente libertà e democrazia e uguaglianza per tutti.
Considero aver riconosciuto Gianfranco Maris uno dei grandi privilegi della mia vita. Ricordo come se fosse oggi una sua testimonianza, condividevamo un incontro, non ricordo né dove né quando, ma ricordo la forza della sua testimonianza. Oggi noi siamo più soli, siamo più fragili, perché lui aveva spalle poterose per reggere l'esperienza terrificante, spalle poterose per portare il magistero del significato profondo dell'essere stato antifascista, partigiano, deportato. Ne faceva una ragione di vita. Spesso l'antifascismo viene ridotto alla celebratività, si fa la festa, finita la festa, il campato lo santo. Lui no, per lui era diverso, e questa è una cosa che io ho imparato da lui. L'antifascismo è una Weltanschauung, è un modo di vivere, una concezione del mondo, non è un armamentario per la nostalgia, ma uno strumento di militanza per l'edificazione di una società di giustizia, di democrazia e soprattutto, più di tutto, di eguaglianza. Parola spesso pronunciata nei discorsi commemorativi, uguaglianza. Noi lo porteremo, chi di noi l'ha conosciuto lo porterà nel suo cuore, Gianfranco Maris, lo porterà nella sua mente, perché così potrà trovare un po' di quella forza straordinaria che lo animava, di quella forza di quella generazione che seppe rischiare e attraversare l'inferno per noi. Il poeta Umberto Fiore, in una bellissima canzone che ha scritto sul ghetto di Varsavia, si domanda perché delle persone che sapevano che sarebbero state annientate trovarono la forza di combattere, e risponde dicendo: perché si sono ricordati di noi, hanno avuto memoria del futuro, perché la memoria è un progetto per il futuro, non è un volgersi nostalgicamente al passato. Il passato si onora se noi vogliamo un futuro nostro costruito su quei principi per i quali uomini come Gianfranco Maris hanno fatto quello che hanno fatto e hanno patito ciò che hanno patito. E purtroppo dobbiamo dire che in questa nostra Europa ci sono segni pesanti di regressione. I Gianfranco Maris e quelli come lui hanno visto l'orrore dei lager per vedere sorgere chilometri di filo spinato in Ungheria per fermare i deboli, i fragili, i perseguitati. È per questo che hanno combattuto, è per sentire un'Europa pavida, vile, che tace, che accetta questo, come si dice, per non creare disagi o non creare problemi. No, non è per questo. L'antifascismo si pratica, lo si pensa, lo si pratica, lo si esercita opponendosi ad ogni forma di sopruso. Come Gianfranco Maris, anche Primo Levi ci ha lasciato un'eredità definitiva su questo. Se volete che ciò che è stato e che può tornare ad essere, perché se è stato vuol dire che appartiene alla parte oscura dell'umanità, se noi vogliamo che non si ripeta, e questi uomini ci hanno insegnato questo, dobbiamo combattere con tutte le nostre forze la logica del privilegio. È la più grande pestilenza che può ammorbare una società, l'indifferenza. Questo io ho imparato da Gianfranco Maris. La militanza politica, la militanza per non cedere mai alla tentazione
del, come dire, di aggiustare le cose in qualche modo, perché naturalmente è scomodo portare il testimone tutti i giorni della propria vita. Accettare posizioni scomode, non accettare la quiescenza. Non va bene quello che capita sotto i nostri occhi. Non avrebbe dovuto succedere più di vedere il nostro mare diventare una tomba a cielo aperto. Proprio per il magistero e la forza di questa gente. Gianfranco Maris io lo porterò con me in tutte le battaglie che farò nel mio piccolo per quello che posso. Contro i soprusi, contro le ingiustizie, contro le violenze, contro le discriminazioni, contro gli apartheid, contro i muri, oggi. Perché è questo che serve avere una memoria, avere uno strumento per operare criticamente e per operare politicamente nel senso nobile della politica, non quello dei partiti e delle gazzarre, ma nel senso dei valori e dei principi che fondano una civiltà come quella che voleva Gianfranco, una civiltà della giustizia sociale. Da questo Gianfranco, e permettetemi di ricordarlo anche se non va di moda, era un compagno. Questa parola, tanto deprecata oggi dalle nostre derive modaiole, viene dal mondo cristiano, cum panis. È colui con cui spezzi il pane, il tuo compagno. Io ne ho parlato anche con Gianfranco per chiarirci questo principio. Ho tanti amici meravigliosi per i quali farei qualsiasi cosa per aiutarli e loro lo farebbero per me, ma non sono miei compagni, perché non hanno spezzato con me il pane dell'antifascismo, della giustizia sociale, dell'uguaglianza, delle lotte per edificare una società in cui la dignità umana non abbia un noi e un loro. Dal punto di vista della dignità e dell'uguaglianza, questo mi ha insegnato Gianfranco Maris, in questa umanità c'è solo un noi. Quando ho avuto la notizia da Gianluca e da Floriana, a nome dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano, ma credo interpretando tutti i magistrati di Milano, abbiamo scritto qualche nota ricordando soprattutto la testimonianza di una vita per la libertà e la democrazia, un filo che ha unito le diverse esperienze di Gianfranco Maris, partigiano nel campo di deportazione, poi l'impegno nell'avvocatura, nella politica, nel Consiglio Superiore della Magistratura, altro di là del Gianfranco Maris avvocato, l'impegno nella politica, e raccolgo un accenno di poco fa, un senatore della Repubblica e militante di un partito, in tempi di quali può parlare di politica o di partiti sembra oggi essere travolto dal populismo, credo che Gianfranco Maris abbia dato la testimonianza di come la politica possa essere una cosa alta e l'essere di una parte, non voglio dire essere di una fazione. Ho conosciuto Gianfranco Maris negli ultimi anni della mia università e dei miei studi universitari nei convegni del Centro Nazionale di Difesa e Prevenzione Sociale di Imperia d'Argentina. L'ho rivisto nell'appuntamento annuale della sfilata del 25 aprile, quando avevo l'abitudine di essere dietro le insegne dell'ANET e dell'ANET. Ci siamo visti poi, quando sono entrato in magistratura, molto più di frequente. Ho ricontrollato poco prima di venire qui la sua partecipazione al Consiglio Superiore della Magistratura, dal 72 al 76. È un Consiglio Superiore della Magistratura un po' particolare perché una legge con effetto maggioritario portò al risultato che tutti i componenti magistrati eletti furono di un solo gruppo. Naturalmente non vi era politicizzazione, non vi era lottizzazione, non ve n'era bisogno. Gianfranco Maris in quel difficile consiglio esercitò un ruolo di moderazione e di attenzione e alcuni episodi segnano la vita di quel consiglio. Fu sottoposto insieme ad altri al procedimento disciplinare Guido Nepimodona, perché a Torino
si era, così era la, il capo di incolpazione, aveva partecipato a un'iniziativa nella quale diversi manifestanti si erano lasciati andare a grida vilipendiose nei confronti di un capo di Stato estero. Francisco Franco, nell'occasione di quella condanna a morte degli studenti con la garrotta, forse una delle ultime, per fortuna, esecuzioni a morte nella Spagna franchista. E Maris fece parte anche della sezione disciplinare del Consiglio e, nonostante la motivazione molto discutibile, ma la conclusione fu quella dell'assoluzione di Guido Galli, Dino Greco, altro magistrato che a lungo fu a Milano, e Domenico Politano, imputati niente meno, incolpati disciplinarmente niente meno, perché avevano osato redigere un comunicato di critica al trasferimento della scandalosa, dico io, ma loro avevano usato un linguaggio più prudente, decisione della Corte di Cassazione di trasferire a Catanzaro il processo di Piazza Fontana. Gianfranco Maris fece parte di quella sezione disciplinare che, con una maturazione per la verità piuttosto vergognosetta, ma non tutti possono controllare la maturazione della maggioranza, assolse perché non avevano capito bene il senso delle prove più prudenti che avevano. Questa è stata la testimonianza del Consiglio Superiore della Magistratura che ho potuto raccogliere. Io credo, e concludo ritornando al punto di partenza, quel che unisce tutte queste esperienze di una vita è una testimonianza per la libertà e la democrazia. Caro Gianfranco, tocca a me, a nome della presidenza dell'ANEL, di portarti oggi il saluto dei tuoi compagni, delle donne e degli uomini che con te furono deportati nei campi nazisti, dei figli e dei nipoti che portano nel loro cuore
la memoria di quel dolore, di quella tragedia. Entri per la prima volta nella casa della memoria che hai fortemente voluto e dove tra poco la tua associazione comincerà a lavorare in una nuova stagione. Avevi visto questa costruzione da fuori solo pochi mesi fa, quando sei venuto a salutare i tuoi compagni riuniti a Milano in un consiglio nazionale dell'associazione. È stato ricordato che tu hai raccontato di essere nato tre volte. La verità è che guardando la tua biografia sembra che tu abbia vissuto almeno tre vite. Non solo per la lunghissima vita attiva che hai avuto, ma per i molteplici incarichi che hai ricoperto, per i lavori, le attività nelle quali ti sei impegnato, portando ovunque il peso della tua inarrivabile autorevolezza. Sei stato un uomo di diritto, sei stato un combattente politico, sei stato un costruttore di memoria, senza pari in questo paese. Sei stato un uomo di cultura, a lungo sei stato vicepresidente del Teatro alla Scala, hai fondato biblioteche, fondazioni, hai costruito cultura e tutto insieme questo hai tenuto, riuscendo a saldare il diritto, l'amore per il diritto, con l'idea della giustizia sociale, della battaglia per costruire un mondo migliore, per ricordare le tragedie del fascismo e del nazismo contro ogni negazionismo, ogni revisionismo, ogni indifferenza. Io sento, e tutti noi lo sentiamo, nei vostri occhi, negli occhi dei compagni delle tante sezioni che sono venute da tutta Italia qua con le bandiere a rendere omaggio al loro presidente, in questo ultimo saluto, l'interrogativo è adesso, cosa farete adesso? Adesso noi ci sentiamo orfani. Lo dico con rispetto di fronte ai figli. Noi eravamo la sua seconda famiglia. Abbiamo perso più che una guida, più che un presidente. Abbiamo perso un padre. Però questa figura eccezionale che abbiamo avuto accanto a noi ci ha dato degli insegnamenti. E io sono qua a nome di tutti per assumere di fronte al nostro Presidente un impegno, che questa occasione rende in qualche modo solenne e quasi sacro. Noi andremo avanti come tu ci hai insegnato, guardando al futuro, contribuendo a fare di questo edificio, così come tu l'hai immaginato, un avamposto contro il revisionismo, contro l'indifferenza, per la memoria del fascismo, del nazismo e delle loro vittime, per insegnare ai giovani a riconoscere nel mondo di oggi i segni dell'antisemitismo, della intolleranza, del razzismo, per riportare la battaglia politica ai più alti ideali, per i quali sono morti i partigiani, per i quali sono morti i deportati nei lager nazisti. Alla fine della settimana prossima, l'associazione che tu hai diretto per quasi 60 anni, prima come vicepresidente insieme a Caleffi e poi dalla fine degli anni 70 come presidente,
si trasferirà in questo palazzo al secondo piano. Lavoreremo con in mente questa giornata, la tua voce potente di vecchio leone combattente, lavoreremo con il tuo insegnamento. In questo luogo che sentiamo già a te in qualche modo dedicato, insieme agli altri, insieme ai partigiani dell'Ampi, insieme all'ISMI, perché tu hai voluto che la memoria della resistenza e della deportazione si potesse fondare in un unico luogo, anche sul più poderoso archivio, sulla più poderosa biblioteca esistente in Italia, sui temi della resistenza e del fascismo. Perché dicevi, non è il lavoro che rende liberi, è la conoscenza che rende liberi. Noi oggi inchiniamo le nostre bandiere in questa giornata triste, pronti a rialzarle da domani per riprendere un cammino che tu ci hai indicato, per fare, per rendere la nostra associazione degna del tuo insegnamento e del tuo lavoro. Alla famiglia siamo vicini con un abbraccio, a tutti i figli, i nipoti, familiari, gli amici dei partigiani e dei deportati, chiediamo un aiuto, unitevi a voi per portare avanti questa battaglia. Grazie. A nome della comunità ebraica di Milano porto il commosso saluto a Gianfranco Maris e la solidarietà ai parenti, all'ANE, alle istituzioni milanesi. La frequentazione tra la comunità di Milano e l'ANE, che era personificata da Gianfranco Maris, è stata lunghissima. C'erano degli incontri ripetuti almeno 4 volte all'anno, 1 maggio, 2 novembre, 25 aprile, 27 gennaio, in cui ci incontravamo e lui portava il suo messaggio. Io ricordo sempre nelle manifestazioni al Monumentale che lui faceva sempre l'intervento conclusivo. E io sono sempre stato ammirato per come lui riusciva ogni volta, perlomeno 2 volte all'anno, a collegare i misfatti di 50 anni o 70 anni fa con i drammi di oggi, con una perenne correlazione tra l'ingiustizia di allora e l'ingiustizia di oggi. E come ci dovesse lottare oggi come allora contro l'antifascismo, l'antinazismo, l'ingiustizia, la violenza, la guerra. Tutti i messaggi che ogni volta riusciva a farci pervenire. Manifestazione che lo vide protagonista, che è il 27 maggio 2001. Era stata promulgata da poco la legge sulla memoria, 27 gennaio, e la nostra comunità si guardò un po' perplessa perché, secondo molti consiglieri, non era la comunità che doveva organizzare una manifestazione, era l'Italia o la cittadinanza o... e gli ebrei avrebbero dovuto essere semmai ospiti, invitati, perché potessero capire che l'Italia di oggi non è quella di 70 anni fa e che i misfatti di allora non avrebbero dovuto ripetersi. In questa frangente le altre istituzioni milanesi guardavano la comunità guardava le istituzioni, non si andava avanti, ci pensò Gianfranco Maris, fece una riunione semplicissima, Tino Casali, lui e io.
e in 5 minuti riuscì a organizzare quella che è la più importante ancora oggi manifestazione pubblica per il giorno della memoria. Piazza del Duomo, oltre ai sindacati, associazioni partigiane, associazioni antifasciste, pacifisti, 10.000 persone riempivano Piazza del Duomo. Fu una cerimonia estremamente commossa per le testimonianze di ex deportati, ex partigiani, protagonisti da loro che portavano il loro saluto e che la cittadinanza recepì. La commozione arrivò al culmine quando vennero ricordati il milione di bambini morti durante lo sterminio, senza che nessuno dicesse per loro una preghiera, senza che per nessuno ci fosse una stretta di mano. Ecco, questo è il merito, perché se oggi, il 27 gennaio, scuole, scolaresche, mass media, televisione, ripropone questa tematica dei campi di sterminio, credo che gran merito sia dato di Gianfranco Maris, che con quella manifestazione lanciò una pietra nello stadio. Ecco, a lui quindi vada la nostra eterna riconoscenza, e sappia i familiari che i suoi valori sono i nostri valori. Con Gianfranco Maris scompare una personalità straordinaria di Milano, della sinistra italiana e della democrazia repubblicana. È un geloso custode della memoria della Resistenza, dei valori della Costituzione, ed è stato per tanti decenni una figura di riferimento fondamentale per l'AME, per l'AMPI, per le istituzioni, a partire dal suo lavoro nel Senato della Repubblica. È stato un militante del Partito Comunista Italiano, orgoglioso di esserlo anche dopo lo scioglimento di questo partito, come ci ha ricordato con tanta simpatia, e molti di voi erano presenti, nella festa che gli facevano per il suo 90° compleanno. Maris è stato particolarmente vicino ai lavoratori, alle loro organizzazioni. Aveva piena consapevolezza del valore del lavoro, della sua centralità nella società e nella vita delle persone. Gli aveva a cuore la dignità e sosteneva che il lavoro senza il riconoscimento dei suoi diritti non è quello del quale parla la nostra Costituzione al suo primo punto, ma è un'altra cosa. Ed è sempre stato vicinissimo al sindacato e in particolare alla Camera d'Oro di Milano, alla quale non ha mai fatto mancare il suo prezioso contributo e le sue grandi competenze professionali ogni qualvolta ve ne è stato bisogno. Ha difeso nei tribunali tantissimi militanti colpiti da ingiustizie e da repressioni quando esprimevano i loro impegni in anni difficili in questo paese per i diritti e per la pace. E ha saputo svolgere nel corso di tanti anni una straordinaria funzione democratica nelle pluralità delle funzioni che ha ricoperto, ed era sempre presente, in prima linea, dirigente, nei momenti difficili della nostra democrazia, dal luglio 60 ai drammatici fatti di Piazza Fontana, ad ogni attentato che veniva alla nostra democrazia, ogni attentato fascista, ogni attentato brigatista. Lui e Tino Casali in questa città hanno condotto in prima persona questa difficilissima battaglia, una battaglia complessa che pur tuttavia la democrazia italiana ha vinto. Io ho avuto l'avventura di lavorare a lungo con lui, quando dirigevo la Camera del Lavoro di Milano e poi in un'altra particolare funzione. Ho lavorato al suo fianco nel Consiglio di Amministrazione della Scala, presidente del teatro e del sindaco, vicepresidente era Gianfranco Maris, che in effetti la dirigeva in prima persona insieme al compianto sovrintendente Carlo Maria Badini. E non solo, è stato protagonista nel dirigere questo grande ente culturale del suo risanamento, non solo è stato protagonista nel continuare a farlo vivere con un grande teatro, forse il più famoso del mondo, ma quando Milano è stata sconvolta in molti dei suoi ambiti da Tangentopoli, il teatro è passato indenne alla tempesta, sotto la sua guida sicura, sotto il suo rigore, con la sua personalità integerrima.
è stato fino agli ultimi giorni della sua vita una voce autorevolissima, una coscienza critica della democrazia italiana, svolgendo una funzione della quale oggi avvertiamo uno straordinario bisogno. Gianfranco, grazie. Grazie a nome di tutti i lavoratori che hai difeso in tribunale. Grazie a tutti i contributi che hai dato al sindacato italiano, a Milano, alla nostra società. Grazie a nome di tanti, dei tantissimi, che hai saputo con il tuo esempio e con la tua parola portare a militare nei movimenti democratici e progressisti nella sinistra, che hai educato a diventare cittadini nella pienezza delle proprie funzioni, sostenitori di una democrazia che ha spesso avuto tanti problemi. Gianfranco, ci mancherai, ci mancherà la tua capacità di elaborare, di convincere, di tenere ben fermi i valori fondamentali della democrazia, della convivenza civile e della giustizia sociale. Riposa in pace, Gianfranco. Davanti a te inchiniamo le nostre bandiere. Importazione. Gianfranco carissimo, è il momento del definitivo distacco. Scusate, emozione. Gianfranco carissimo, è il momento del definitivo distacco e noi dovremo pensare al futuro senza la tua preziosa presenza, senza i tuoi consigli, senza la tua guida, ma tu ci mancherai sempre perché per noi tu eri l'AMED, tu eri la fondazione, tu eri il nostro maestro di vita. Sei stato un protagonista della resistenza, un simbolo dell'antifascismo, un esempio di grande rigore morale. Mi piace riportare qui le parole che Aldo Ravelli ti dedicò nel corso di un'intervista. Aldo Ravelli disse: è la persona più onesta che io abbia conosciuto. Onesto, Gianfranco, un aggettivo di immenso valore che ti ha sempre contraddistinto. Hai dedicato gli ultimi anni della tua vita alla Costituzione e alla crescita della nostra fondazione, che si è fatta interprete della speranza che avevate tu ed Aldo Ravelli quando eravate prigionieri nel campo di Gusen. Un giorno avreste dato vita ad una istituzione capace di conservare e ad un tempo valorizzare la memoria della deportazione, della resistenza e dell'antifascismo e di farne conoscenza per tutti. Questo hai voluto, Gianfranco, con tutte le tue forze, e questo hai saputo realizzare. Gianfranco, quando incontravi tanti giovani ai quali, parlando di deportazione, trasmettevi le tue memorie e non dimenticavi mai di raccomandare loro di essere sempre vigili ed attenti, perché, come diceva Primo Levi, ciò che è accaduto può di nuovo succedere, perché ciò che accadde fu opera di uomini come noi. Io con commozione ti ascoltavo raccontare, con la voce del sopravvissuto, i terribili episodi che ti erano accaduti durante il periodo dell'internamento nei campi. Con commozione, sì, perché in quei momenti pensavo che forse analoghi episodi potevano essere accaduti anche a mio papà, che dai campi non è tornato e che quindi nulla mi ha potuto raccontare. Tu, che a 24 anni avevi già visto tutto l'orrore del mondo, anelavi a costruire una società umana aperta alla luce della pace, della solidarietà, della giustizia, della convivenza fraterna fra tutti i popoli, così come fu scritto nel giuramento di Mauthausen il 16 maggio 1945. Ed hai speso tante delle tue forze per realizzare questo tuo sogno, impegnandoti molto anche nella società civile. A noi ora il dovere di fare delle tue parole una lezione per tutti, soprattutto per i giovani, guardando sempre avanti, come tu ci hai insegnato a fare. Ciao Gianfranco, un ultimo abbraccio affettuoso. Porto a nome dell'ANPI provinciale di Milano, della Presidenza della Segreteria Nazionale dell'ANPI, il profondo cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Maris, alla moglie, ai figli carissimi Floriana e Gianluca, ai nipoti e ai parenti tutti e ai compagni e agli amici dell'ANED. Carlos Moraglia in questi giorni è all'estero e ha mandato un messaggio, un breve messaggio che leggo.
ho appreso la dolorosissima notizia che mi colpisce particolarmente. Per il lungo sodalizio nella politica attiva e per la personale lunga amicizia. Con la segreteria nazionale dell'ANPI ho manifestato il nostro cordoglio, riservandomi di ricordare degnamente Gianfranco nella prima seduta del Comitato Nazionale dell'Associazione, della nostra associazione. Alla famiglia e a tutti i compagni di Milano esprimo le mie più affettuose condoglianze. Con Maris è venuto meno un simbolo per tutti noi, ha rappresentato per decenni il punto di riferimento fondamentale per gli antifascisti, per i milanesi e non solo per i milanesi, ma per tutto il paese. Ricordo con grande emozione e con grande commozione Gianfranco per l'intensità dei suoi interventi. E qui voglio aggiungere una mia nota personale per l'incoraggiamento e i suggerimenti che mi ha dato quando 4 anni fa sono stato chiamato all'impegnativo compito di rappresentare l'ANPI provinciale di Milano, primo presidente antifascista. Ebbene, la sua vicinanza, i suoi incoraggiamenti mi sono stati di grande conforto, di grande aiuto. Avere vicino una persona come Maris voleva dire, ha voluto dire tanto per me, per gli inevitabili momenti di difficoltà che una carica di questo tipo comporta. Maris lo ricorderò sempre perché come presidente nazionale, oltre a essere stato presidente nazionale dell'ANE ed è stato per decenni vicepresidente nazionale dell'ANPI, faceva parte attualmente della presidenza onoraria dell'ANPI nazionale e della presidenza onoraria dell'ANPI provinciale. Ma come presidente nazionale dell'ANED ha avuto uno strettissimo rapporto con l'ANPI provinciale di Milano, rappresentato per decenni da Tino Casali e poi con Antonio Pizzinato, con Carlo Smuraglio e infine con me. La sua deportazione a Mauthausen gli ha lasciato una traccia indelebile che ne ricordava sempre nelle sue memorie, nei suoi interventi coi giovani, le vicende drammatiche della deportazione. Ma nel suo libro autobiografico che il sindaco ha citato, Maris di fronte alle sofferenze patite a Mauthausen ha saputo reagire e disse: dobbiamo liberarci da tutti i ricordi, dalle feste che si facevano nei giorni di Natale, delle feste di compleanno, e animare i rapporti fra di noi non di ricordi ma di speranze, non di lagnanze ma di ragioni per continuare a lottare per vivere. Questo era Maris, questa era la forza che gli ha dato la possibilità di superare assieme a tanti deportati quelle terribili vicende. Il tema sul quale Gianfranco si è battuto, è sempre battuto, ma in modo particolare negli ultimi anni è stato quello della memoria. Bisogna uscire dall'oblio, diceva spesso. In un intervento che fece il 4 maggio del 2008 davanti al monumento del deportato al cimitero monumentale disse: ogni giorno che passa aumenta nel mio animo il timore di lasciare, senza aver avuto il tempo di rendere tutta la mia testimonianza per contribuire a consolidare una conoscenza indelebile di ciò che hanno veramente rappresentato in Europa il fascismo e il nazismo nel secolo degli stermini, con il loro disegno di un ordine nuovo basato sul razzismo come ideologia e sulla violenza criminale come sistema di governo. Ogni giorno che passa, diceva Maris, mi conferma che non abbiamo saputo ancora mettere la memoria dell'offesa al riparo dell'assedio, del revisionismo e dell'oblio, che si rinnovano a ogni stagione. È per questo che Maris, finché ha potuto, si recava, come diceva il sindaco Pisapia, nel giorno della memoria, a incontrare gli studenti a Palazzo Reale. Oppure mandava, io voglio ricordarlo, l'ultimo messaggio che Floriana, una parte dell'ultimo messaggio che Floriana ha letto l'ultimo 27 gennaio. Si rivolgeva ai ragazzi e li esortava ad un forte impegno per la diffusione della memoria legata alla storia,
perché a ricordo della deportazione, del genocidio degli ebrei, dell'assassinio dei dissidenti, dei diversi, dei combattenti per la libertà, dei partigiani, degli scioperanti, in una parola degli oppositori al regime nazifascista, non si è rimosso. Soltanto nella consapevolezza dei fatti storici, aggiungeva, nasce la memoria che ha un significato per il futuro dei popoli. Ecco il valore della testimonianza, che non deve essere riservata a chi è sopravvissuto, ma deve diventare patrimonio comune, perché è la conoscenza che ci rende veramente liberi. E concludeva il suo assoluto riprendendo il solenne giuramento dei sopravvissuti al lager di Mauthausen dopo la sua liberazione, avvenuta il 5 maggio del 1945, sollecitando i giovani a mantenere viva la memoria delle finalità della lotta dei deportati e dei combattenti per la libertà, la costruzione di una società democratica, di uguali, in cui siano riconosciuti e diffusi i diritti fondamentali delle donne e degli uomini a tutti i livelli, in tutte le città e in tutti i paesi del mondo. Caro Gianfranco, hai fatto tanto per noi, per la democrazia nel nostro paese, per il tuo costante richiamo ai principi della Costituzione repubblicana, battendoti instancabilmente fino all'ultimo. Ora ti diciamo, riposa in pace. Ma sta a tutti noi dare continuità al tuo impegno per tenere viva la memoria, per costruire una società più giusta come quella prefigurata dalla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. Grazie. Il messaggio dell'onorevole Aldo Corporella, storico rappresentante della sinistra italiana, compagno e amico di Gianfranco Mares, ci ha inviato, rammaricandosi di non poter essere presente per motivi di lontananza e di età. Per Gianfranco Mares, quando viene a mancare una personalità grande e forte come quella di Gianfranco Mares, è logico ed è giusto che da parte di chi vuol celebrarne e trasmetterne il ricordo si sottolinei un suo tratto essenziale, quello che pare riassumerne l'esistenza. E dunque è stato detto da tutti che è scomparso con Mares un vero e proprio simbolo della Resistenza italiana. Ed è vero, ma aggiungerei qualcosa di più preciso, perché un simbolo può anche avere l'aspetto statico di uno spento rituale o di un muto monumento. Mares è stato, certo, un simbolo della Resistenza italiana, ma della Resistenza italiana come cosa vivente. Egli non ha avuto il culto del passato, ma ha lottato per la verità sulla memoria del passato, senza cui non si costruisce nessun degno avvenire. Con una storia come la sua, avrebbe pure potuto conservare come un trofeo il ricordo del coraggio della sua giovinezza, del tempo in cui era stato tra i primi a organizzare le formazioni partigiane combattenti destinate a riscattare il nome dell'Italia infamato dal fascismo, con l'intervento al seguito dei nazisti nella più sanguinosa delle guerre di conquista, marchiata dal feroce, oltre che idiota, razzismo di chi aveva proclamato di essere la razza eletta. Nel momento del crollo dell'esercito italiano, quel giovane ufficiale che aveva riguadagnato fortunosamente la propria terra, dopo aver dovuto partecipare in Grecia e in Jugoslavia all'occupazione e all'oppressione di paesi da noi aggrediti, avrebbe potuto, con pieno diritto, cercare la via di qualche sicuro rifugio, come altri fecero. Non lui. Mares, che aveva ancor più maturato nelle sconvolgenti esperienze del conflitto la sua condanna del regime autore di tanta rovina altrui e della catastrofe del proprio paese, e perciò scelse la via della lotta e si fece promotore del movimento partigiano finché venne il tradimento di un delatore, la cattura, le torture,
le peregrinazioni nelle carceri delle Brigate Nere e delle SS, fino ai lager di Mauthausen e di Gusen. Scampato alle camere a gas, dove si consumò il genocidio del popolo ebreo e l'assassinio di tanti oppositori del regime nazista, sopravvissuto alle sevizie, alla fame, alle malattie che falciarono di più, tornato in Italia in barella, avrebbe dunque potuto quietarsi nella coscienza di aver fatto il suo dovere verso il proprio paese per la causa della libertà e della democrazia. Al contrario, fu subito consapevole che quegli ideali per cui aveva combattuto non erano quelli di una sola stagione e che le stesse conquiste democratiche e sociali affermate nella Costituzione non erano date una volta per tutte. Per questo scelse, come altri di noi, di quella generazione, di continuare la lotta entro un partito che aveva dato prova del più grande impegno nell'azione antifascista e nella resistenza, che aveva deciso, diversamente da altri con il medesimo nome comunista, di stare recisamente dalla parte della democrazia e della nazione, che si batteva contro l'oscurantismo culturale, che dichiarava di voler difendere e difendeva gli interessi degli ultimi e dei penultimi nella scala sociale. La linea che Maris fece propria nelle lotte esterne e interne al suo e mio partito fu quella della rigorosa difesa della Costituzione repubblicana, in cui erano tradotti in norma, con giusto equilibrio, gli ideali comuni a tutte le forze della resistenza e certamente alle principali di esse, rappresentative delle grandi correnti culturali del paese, dai socialisti e comunisti ai cattolici democratici, dai laici del Partito d'Azione ai liberali antifascisti. E agli ideali donde nacque la giustizia, quale avvocato in tanti, scusatemi, e agli ideali donde nacque la Costituzione, si ispirò l'opera di Maris come dirigente del PC e senatore, come operatore di giustizia, quale avvocato in tanti processi, alcuni dei quali rimasti famosi, e poi come membro del Consiglio Superiore della Magistratura, ove fu eletto per il prestigio da lui conquistato nelle aule dei tribunali e nelle camere. Proprio perciò, fino alla fine, egli si è impegnato per tenere viva la memoria della resistenza e dei sacrifici sopportati per conquistare libertà e democrazia, come capo della Fondazione per la Memoria della Deportazione, da lui fondata, come vicepresidente dell'ANPI, oltre che come presidente e vicepresidente delle associazioni nazionali e internazionali dei deportati. Fino all'ultimo ho detto non per retorica, perché recentissima fu la sua protesta e la sua lotta contro la decisione infamante per chi l'ha presa di cacciare da Auschwitz l'opera voluta da Primo Levi e compiuta con il concorso di alcuni dei maggiori artisti italiani, che sorgeva al posto delle baracche dove furono internati e mandati a morire dai nazisti tanti italiani. E di cacciarla perché compariva anche in quell'opera collettiva il simbolo della falce e del martello, come fosse un delitto ricordare che sotto quel simbolo tanti e tanti hanno lottato e sono morti per la libertà di tutti, anche testimoniando contro chi quel simbolo aveva infangato il proprio amore per la democrazia, come scrisse ai genitori uno dei condannati a morte della resistenza italiana, il compagno universitario e partigiano genovese Walter Fillack, prima di essere impiccato dai nazisti. Maris, con tutta la sua vita e la sua azione, ci ha detto e ci dice che i valori per cui tanti e tanti sacrificarono la vita stessa non sono cosa del passato, ma sono quelli su cui si regge la legge fondamentale del nostro Stato e dunque la convivenza civile di tutti noi, e sono quelli su cui dovrebbe fondarsi ogni forma dell'attività politica e istituzionale di governo e di opposizione. Rossella perde un marito amato, Floriano e Gianluca un padre straordinario, altri come me perdono un amico carissimo,
e il compagno delle più difficili battaglie, come fu quella iniziata al tramonto dei partiti fondatori della Repubblica. Tutti perdiamo un uomo retto e fedele ai valori determinanti dell'essere sociale, ancora prima che dello Stato. Un esempio in questi tempi di tanto avvilimento della politica da non dimenticare. Da uno scritto di mio nonno, gli assassini della Risiera non erano pazzi. L'ANED, Associazione Nazionale degli Ex Deportati Politici nei Campi di Sterminio Nazisti, che ha voluto, curato, seguito e sollecitato il processo nei confronti dei responsabili dello sterminio di uomini e donne, partigiani ed ebrei, consumato nella Risiera di San Sabba, vuole oggi che i documenti del processo, le prove raccolte, non siano sepolti nella polvere degli archivi del Palazzo di Giustizia di Trieste, ma siano affidati agli uomini e possano continuare a essere cosa viva e monito per tutti coloro che sentono la responsabilità del conoscere. Ciò è più che mai necessario, anzi indispensabile oggi, nel momento in cui si vorrebbe annullare l'antitesi etica, prima che politica, tra fascismo e antifascismo. Uomini, donne, bambini furono bruciati e sterminati nella Risiera di San Sabba. Un programma di sterminio nel quale dovevano essere distrutte, con gli uomini, le nazionalità, le culture, le religioni, le coscienze. Le dimensioni apocalittiche dello sterminio possono far pensare a un disegno della follia, e quindi irripetibile. No, purtroppo gli assassini della Risiera non erano pazzi. Non erano neppure diversi da noi, erano come noi, stavano tra di noi. I nazisti dei comandi speciali coltivavano i gerani, amavano la famiglia, la moglie, i figli, ma obbedivano. Il Führer Prinzip, credere, obbedire, combattere, faceva degli uomini uguali a noi assassini senza pietà, senza coscienza, senza ripensamenti. È questo irripetibile. Forse che nella nostra società non è più possibile. Forse che nella nostra società non è più possibile ottenere l'affievolimento della coscienza critica dell'uomo, condurlo a scelte di violenza, di guerra, di ingiustizia, nel convincimento che tutto ciò, seppure è violenza, seppure è sopraffazione, seppure è guerra, è però sacrosanto e necessario per la difesa e l'affermazione di altri principi. No, purtroppo non è possibile. Purtroppo non è impossibile, è neppure difficile. E ogni giorno noi riviviamo questa tragedia in qualche parte del mondo. Ecco perché non è vano, anche se tanti anni sono passati, sono rotolate alle nostre spalle, rivisitare quei tempi. Vorrei aggiungere che ancora ieri uomini come noi sono morti mentre cercavano di scappare nella guerra. E ancora ieri uomini uguali a noi sono stati respinti alle nostre frontiere, rinchiusi in campi profughi, umiliati e abbandonati. E ora sto parlando di ancora ieri, ma intendo proprio ieri, riguardo a quello che succede nel Mediterraneo. Quindi mio nonno aveva ragione nel dire che è importante rivisitare quei tempi, perché gli esseri umani continueranno a commettere questi errori. Anche in questo testo è evidente il suo impegno volto alla causa della difesa della memoria. E ora che lui non c'è più, tocca a noi che siamo vivi continuare a lottare per far sì che gli uomini non dimentichino i propri errori. E mentre leggo questo testo, mi immagino come lo leggerebbe lui, con la sua voce profonda e decisa. Quella voce che mi ha insegnato tanto,
Mi ha insegnato l'importanza dello studio e lo ha fatto regalandomi un libro ogni Natale, un libro ogni compleanno, portandomi a camminare nei boschi, dicendomi di stare in silenzio, di pensare, di ascoltare solo la natura e il proprio cuore. Mi diceva che solo la conoscenza del passato ti consentirà di scrivere il futuro, che solo la conoscenza rende l'uomo veramente libero. Sapere significa difendere la nostra coscienza, la nostra vita, la nostra libertà, la nostra dignità, i nostri ideali. Voglio ringraziare mio nonno perché i suoi insegnamenti sono e saranno sempre per me preziosissimi, anzi fondamentali. E il suo esempio rimarrà sempre vivo e forte per coloro che, come noi, credono e che lottano per l'uguaglianza, la giustizia e la libertà di tutti gli uomini. E vorrei aggiungere che, oltre che essere stato un uomo, un grande uomo, un uomo grandissimo, è stato anche un grandissimo nonno, il cui affetto continuerà sempre a esserci vicino per il resto della nostra vita. E vorrei che lo ricordassimo con un sorriso, perché nonostante tutto, nonostante la sua vita, lui sorrideva sempre. Questa lettera l'abbiamo scritta io e mia nonna, quindi anche non è tuo nonno. Mio nonno è stato un gran signore, un politico, un pensatore, un guerriero, un senatore, l'uomo che nacque 3 volte, il partigiano con la toga, un combattente deportato antifascista, un difensore dei diritti umani, un principe del foro, ma soprattutto un uomo tra gli uomini, un uomo che nella vita non ha mai smesso di pensare al bene del suo paese e al bene dell'umanità, un uomo che ha conosciuto e visto il dolore fin da giovanissimo, un uomo che ha visto un uomo comportarsi peggio di un animale, un uomo che nonostante ciò ha sempre creduto nell'uomo, sopra ogni altra cosa, un insegnante di sentimenti e di ideali, che ha inseguito sempre la giustizia, l'amore, la tolleranza e la solidarietà. Sentimenti fondamentali per la pace tra gli uomini, perché come è vero che l'uomo non nasce cattivo e ancor prima di saper parlare sa sorridere, così è vero che senza la cultura, la conoscenza e l'educazione ai sentimenti, l'uomo confonde il bene con il male, il giusto con lo sbagliato. E non basta nemmeno il primo comandamento, non uccidere, a motivare l'ordine. Oggi più che mai, in un mondo dove le emozioni non vengono insegnate, l'ignoranza crea morti, diffonde sangue e lacrime, facendo stragi di innocenti e violando i diritti umani. Il mostro non è stato vinto per sempre, scrisse. Ogni giorno si scrivono nuove cronache di odio, dolore e ingiustizie. Da Teheran a Kabul, dalla Palestina alla Siria, dalla Corea all'Ucraina. Il mostro, il male, continua a ferire l'umanità. Nello sfruttamento dei lavoratori, nel negare accoglienza a chi scappa da un paese lacerato da una guerra, nella quotidiana violenza contro le donne, nelle sempre maggiori compressioni dello Stato sociale, nella quotidiana rapina ai danni dello Stato da parte di corrotti e corruttori, l'insano egoismo individuale al sopravvento sugli interessi della società. E ci vorrebbero più uomini che seguano l'esempio di mio nonno, uomini coraggiosi, combattenti guidati non dall'odio verso un popolo, ma dall'amore per l'umanità, uomini semplici ma ricchi di morale. Mio nonno è stato un testimone che dopo essere sopravvissuto alla guerra è sopravvissuto anche al dolore del suo ricordo. Un uomo che ingoiando lacrime e raccogliendo memorie non ha mai smesso di trasmettere conoscenza, aiutandoci a liberarci dall'ignoranza e dal male. Un uomo che ci ha reso migliori. Di mio nonno Scalfaro scrisse: ha creduto nella libertà, l'ha vissuta e l'ha pagata anche per noi, anche per me. Nella speranza di avere anche solo la metà del tuo coraggio, della tua forza e della tua intelligenza, per ora ti saluto, nonno, e ti ringrazio per l'onorevole cognome che ci hai regalato.
Ciao amico e compagno di una vita. Volevo dire ai tuoi amici e compagni che sono qua, quanto sono stati importanti per te, per continuare le tue battaglie, nella loro quotidianità, nella loro presenza, con il loro affetto. Volevo ringraziare a nome tuo Giuliano, il nostro sindaco, che ha dato questa verità di gioia alla nostra città, di innovazione. Volevo ringraziare per te Giuliano e Lucia, che tanto hanno fatto per costruire questa casa dove io mi sento, a casa mia, e dove credo che tu sia e ti senta a casa tua. Cosa vorrei dire dopo tutto quello che hanno detto? Tu non coltivavi gerani, però amavi la tua famiglia, ma forse ci hai salvato da quel baratro dell'ignoranza proprio ricordandoci ogni giorno di studiare, di imparare, appunto perché, come hanno detto tutti gli altri, come è il tuo pensiero è stato, solo la conoscenza, la cultura rende liberi, e questo ce lo dicevi quando ti accompagnavamo nei pellegrinaggi nei laghi, ogni qualche volta passavamo sotto quel devastante, sofferente cartello che diceva il lavoro che deriva. Vorrei aggiungere qualcosa, aggiungere le foto di famiglia, le foto che vedo che gli amici e compagni stanno rappresentando mentre vi parlo dietro a noi. Le foto di te con me e con la Floriana, di quando ci partavi a camminare, come poi hai fatto con le tue nipotine. Mi ricordo che quando ti chiedevo, volevo sapere ma come faccio, dobbiamo fare la rivoluzione, e tu non mi citavi i classici, tu non mi dicevi di studiare tutto. Io all'epoca magari volevo studiare i classici, classici del marxismo anche, e tu mi riportavi sempre invece alla cultura essenziale. Io ti rivendicavo, dicevo no, ma questa è una cultura che affonda le radici in quella cultura gentiliana che noi dobbiamo combattere, dicevo no, la cultura è cultura, non c'è distinzione, non c'è colore, anzi il colore è quello che poi è quello della libertà, della democrazia. E mi dicevi, vedi, il genere umano è un tutt'uno, e l'uomo è uomo perché è del genere umano. La donna, quando partorisce il suo bambino, vuole che il suo bambino possa avere un mondo migliore un domani, e noi dobbiamo fare in modo di costruire quel mondo migliore, se no la nostra è una vita senza senso, una vita sciocca, e noi siamo del genere umano, dobbiamo impegnarci in questo senso. E ancora prima di Omero e di Dante mi ricordava l'importanza della ragione, in tutta una vita, citandomi la frase di Allende, quando appunto veniva trucidato la moneta, perché altri che non avevano ragione e forza avevano paura delle sue idee, ma le idee non muoiono. E mi raccontava e mi parlava, in famiglia aveva quello stesso vigore, ma anche quella stessa ricchezza che ha avuto nella vita politica, che ha avuto nella vita professionale. E spesso camminavamo, non parlava molto quando si camminava, che bisognava camminare, e mi diceva che anche nello sport, forse memore dei consigli del suo grande amico Emilio Ricci, Raimondo Ricci, bisognava impegnarsi in quello che bisognava fare, bisognava portarlo a termine, che fosse il tema, che fosse una versione, che fosse anche il cammino. E, però poi, perché non bisognava distrarsi, si poteva avere fame, mi diceva, quando potevi mangiare, potevi bere, quando avevi sete, potevi bere. Ma quando avevi un compito dovevi affrontarlo e portarlo avanti. E quindi mi ricordava però
come fosse importante, certo, la bontà, la carità, ma non è la bontà e la carità che libera l'uomo, che rende uguali gli uomini, è la difesa dei loro diritti, e per difendere i loro diritti la bontà e la carità non sono sufficienti. Ci vuole serietà, impegno, studio, impegno, studio, impegno, studio, studio, impegno all'infinito, perché solo così tu puoi aiutare e aiutarti, perché tu sei un lavoratore, tu sei con i lavoratori, tu sei nei lavoratori, perché lui si sentiva un lavoratore, non si sentiva un intellettuale, non... il suo mondo era quello del lavoro, come ricordava Ghezzi prima, e io ci ho tenuto, mi fa piacere che ci sia qua la bandiera della Camera del Lavoro. Era la struttura sociale democratica di un paese. I lavoratori costituiscono il nervo del paese. E però mi diceva anche un'altra cosa. Ci diceva, guarda che poi la libertà, la felicità, non è un fatto privato. La libertà e la felicità non hanno confini. E anche se un domani tu starai bene, i tuoi amici starete bene, vivrete in un mondo felice, in una situazione felice, non potrai essere felice, non potrai essere libero se altri uomini non sono liberi come te, felici come te. Non puoi mangiare, mi faceva l'esempio, ero appena tornato dal Nicaragua, e gli dicevo, non riuscivo a mangiare perché vedevo quegli altri bambini fuori sulla strada che non avevano del cibo, e capivo come era forte questo suo messaggio, e capivo come era forte e ancora vivo quel giuramento che lui fece a Taos, quella solidarietà internazionale che per lui è sempre stato un altro momento e fulcro della sua vita, una centralità del suo pensiero. Ecco, volevo dirvi questo e avrei anche altre mille cose da dire, però spero e penso di avervi dato un taglio e di aver detto appunto che tutto quella profusione, impegno, affetto che ha dato nel lavoro, nella professione, nella politica, lo ha dato anche nella famiglia. Io mi sento due volte orfano oggi e quindi piango il mio compagno, il mio amico e il mio papà. Grazie. A me, come figlia maggiore, io sostenevo, dico, papà, io sono la prima, io sono il tuo primogenito, no? Tu sei la primogenita, tuo fratello è il primogenito, ma no papà, io sono il primogenito. Comunque a me, come figlia maggiore, tocca concludere queste onoranze. Mio padre, quando mi fece dono del suo libro, per ogni tutorio, 5 bastonate, i miei giorni a Mount Tauren, appose in epigrafe una dedica. A Floriana, con grande affetto, affido queste mie brevi memorie che racchiudono i valori etici fondanti della mia vita. Milano, 27 gennaio 2012. Aveva da poco compiuto 91 anni e scritto queste sue memorie senza lacrime, senza commiserazione alcuna. Non mi piace il narcisismo del dolore, voglio solo raccontare i fatti, spiegare come mi hanno picchiato, vessato, non aggiunge niente. Le aveva scritte, le sue memorie, dietro le insistenze di Michele Brambilla, giornalista, scrittore, inviato e editorialista del quotidiano La Stampa. Sono grata a Michele, che ha consentito la trasmissione della memoria scritta di una vita esemplare, di lotte, di scelte nette, coraggiose, coerenti, senza incertezze e cedimenti, di impegno professionale, politico, pubblico,
ma soprattutto morale. I valori etici fondanti della vita di mio padre, quelli che mi ha affidato nel suo libro e presenti in ogni suo scritto, atto o azione, sono stati i valori di democrazia e giustizia della Resistenza. Il percorso nostro non corre pericoli, ebbe a dire in un suo discorso. È il percorso del pensiero, delle azioni, dei propositi, delle finalità della Resistenza stessa. Da questa parto e a questa ritorno, perché è in questo spazio che consiste, senza margini, senza residui, tutto il nostro impegno esistenziale. E poi l'esperienza della deportazione, che ha rappresentato il baricentro della sua vita. La vita concludeva la sua relazione al 15° congresso dell'ANE. Da quando sono uscito da Mauthausen, il 5 maggio 1945, non è passato giorno senza che mi raggiungesse il ricordo dei miei compagni, che dal campo non sono mai usciti se non per il cammino. Sono stati la mia guida, loro mi hanno sorretto, loro hanno dato la mi hanno dato la forza, sono stati loro i veri testimoni. Sono il coro muto di quelli che non sono tornati e la parola dolente di chi è tornato che noi qui ed oggi vogliamo salvare. L'esperienza concentrazionale che si è tradotta nella Costituzione nel 1946 dell'ANE, l'Associazione Nazionale dei Deportati nei Campi di Sterminio Nazisti, di cui è stato presidente dalla scomparsa del senatore Pietro Calefi, avvenuta nel 1978, sino al 14 agosto 2015, giorno in cui ci ha lasciato. L'ALED, di cui mio padre ha sempre sottolineato la vocazione culturale, la produzione di cultura, l'attività di trasmissione della memoria storica, che ben la differenzia dall'associazionismo dei reduci. Per diffondere l'informazione, per realizzare quel necessario passaggio dalla memoria alla storia, Gianfranco Maris, convinto che soltanto la conoscenza, questo tema è ricorso in tutti i nostri discorsi, perché questo è stato sempre, fino all'ultimo momento, fino all'ultima parola che mi ha dettato, quando oramai passava le sue giornate a casa, attaccato all'ossigeno, la conoscenza è funzione della libertà. Affidato, stavo dicendo, perché la memoria si facesse storia, affidato nel 1999 la continuità del ricordo della deportazione a una moderna fondazione, luogo di conservazione di documenti, di studio e di ricerca. La Fondazione Memoria della Deportazione, Biblioteca Pino ed Aldo Ravelli, sono già stati qui ricordati, Aldo Ravelli, suo compagno di prigionia, grazie alla cui donazione è stato possibile realizzare questo progetto. Il Centro Studi e Documentazione sulla Resistenza e sulla deportazione nei lager nazisti. Anche di questo Gianfranco Maris, mio padre, è stato presidente sino al 14 agosto 2015, giorno in cui ci ha lasciato orfani, come hanno detto in molti, fratello, della sua memoria non fine a se stesso,
ma ragione di vita proiettata nel futuro, impegno costante tradotto nell'attualizzazione della conoscenza del passato per capire il presente e scrivere il futuro. Come ho sentito dire nelle orazioni che mi hanno precedute. Fai dire il rappresentante della comunità ebraica, dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che ha detto la sua forte capacità di tradurre il passato nella coscienza del presente, di mandare un messaggio positivo perché quel passato continuasse ad avere un valore, la democrazia, la giustizia. Scriveva Carlo Baroni sul Corriere della Sera il 15 gennaio 2011 in occasione del nonagenario di mio padre. Gianfranco Maris, soldato, partigiano, militante politico. Una vita di quelle che il bello deve sempre venire. Gianfranco Maris, disegna i pensieri con le mani, ti illumina con i suoi occhi chiari. Il suo sorriso è capace di disinnescare anche i nomi che non vorresti più sentire. Auschwitz, Birkenau, Dachau. All'ingresso dei campi c'era scritto Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Non è vero, è la conoscenza che ci fa liberi, quella che ci permette di scegliere. Magari ancora il male, ma almeno lo sappiamo. È una decisione consapevole. Mi spaventa l'ignoranza, il non sapere le cose. Solo la conoscenza è l'antidoto alla disumanità. Ecco, voglio anch'io ricordarlo con i suoi grandi occhi chiari, il suo splendido viso sorridente, che è stato un canto alla, alla vita e a ciò che è buono e bello. Padre, se anche tu non fossi il mio padre, se anche fossi a me estraneo, per te stesso, ugualmente, t'amerei.